Le fonti advisory update dedicato al punto mensile che le fonti dedica al mondo delle donne, al mondo femminile, legato naturalmente al business e all'imprenditoria femminile. Un appuntamento che abbiamo voluto e che vogliamo continuare a dedicare ogni mese e che fa seguito alla nostra maratona dell'8 marzo, in cui abbiamo proprio dedicato 24 ore al tema dell'imprenditoria femminile, di cosa ancora in Italia manca affinché ci possa essere davvero parità. E prendiamo come sempre come riferimento i nostri settori in cui ci concentriamo come gruppo le fonti e partiamo dall'asset management. Continua naturalmente l'osservatorio permanente sulla situazione delle pari opportunità e del gender gap all'interno del settore finanziario e in particolare nell'industria del risparmio gestito. Sotto la lente questo mese un brand storico a livello globale nel nostro paese, si tratta di Schroders, che in Italia è rappresentata dal country head Luca Tenani. Secondo il sito del governo inglese che misura il gender pay gap all'interno delle società che operano nel Regno Unito, all'interno di Schroders esisterebbe un importante divario retributivo tra le donne e i loro colleghi uomini nelle medesime posizioni. In particolare, secondo il report di riferimento di cui stiamo parlando, le donne guadagnerebbero il 25% in meno, quindi una percentuale sicuramente ancora molto importante, e non è tutto, perché il divario aumenta se si pensa ai bonus di obiettivo che vengono distribuiti. In questo caso le donne percepiscono il 54% in meno rispetto agli uomini, e analizzando la struttura delle posizioni in relazione proprio alle retribuzioni, le posizioni ricoperte dalle donne nei due quarti più alti di tali posizioni sarebbero rispettivamente il 21,3% e il 31,5%. Nei due quarti più bassi invece le donne rappresentano rispettivamente il 40,9% e il 54,2%. Nel 2019, facciamo un passo indietro, la società aveva stilato un rapporto interno proprio sul tema di pari opportunità, evidenziando il grande divario e dichiarando il proprio impegno a colmarlo con convinzione. Però a 2 anni di distanza, ahi noi, tocca dire che il divario è tutt'altro che colmato. C'è però una nota positiva, fortunatamente, e va in questo caso a Fidelity, che nel corso degli ultimi mesi ha perseguito una vera e propria campagna acquisti di professionisti di esperienza che stanno contribuendo alla sempre maggior crescita della società. Tanti i nuovi ingressi e tanti volti femminili, e qui arriviamo al punto che interessa questo focus. Volti femminili che si uniscono al team già ricco e che sempre di più è orientato alle pari opportunità, oltre che agli straordinari obiettivi di raccolta conseguiti negli ultimi anni. Andiamo a verificare cosa accade nel settore, cosa è accaduto nel settore legal. Per quanto riguarda i movimenti nei principali studi d'affari legali, nei giorni scorsi è nato un nuovo progetto europeo, frutto di una partnership siglata da 3 studi legali: NCTM per l'Italia, Altana per la Francia e Bitten-Burkhardt per la Germania. Si sono legati per creare Advant, un totale di 140 soci, 600 professionisti e 13 sedi nel mondo. Un progetto innovativo che sicuramente avrà un impatto di non poco conto su quello che è il mercato legale italiano ed europeo. Un progetto però che segue ancora una volta vecchie logiche, anche qui insomma purtroppo una nota negativa, che non prevedono la presenza di avvocati donne in cabina di regia. Quindi ottimo il progetto, ma ancora scarsa la presenza di donne. Il consiglio direttivo di Advan invece infatti vede la presenza di 6 uomini, 2 per ciascun paese: Vittorio Noseda e Paolo Montironi per l'Italia, Jean-Nicolas Sauret e Gilles Gaillard per la Francia, e Philippe Cotte e Christian von Wissinghausen per la Germania. Quindi vedete, un team tutto al maschile, c'è ancora molto da fare. Andiamo nel settore insurance, quindi dedicato alle assicurazioni. È tempo di nomine per il comparto assicurativo, ma nessuna quota rosa ai vertici di AXA Italia. Salvatore Cavallaro, con oltre 25 anni di esperienza manageriale presso multinazionali, di cui 10 nel settore assicurativo, dal 15 settembre entra nel gruppo come Chief Distribution Officer di AXA Italia e come CEO di Quixa, in sostituzione di Domenico Martiello. Nel corso della
della sua carriera, Cavallaro ha occupato il ruolo di Global Head of Market Management e Deputy Head of Customer Office presso Zurich. Inoltre ha trascorso un lungo periodo in J Corporate e J Capital, occupando la posizione di Global Strategy Director e Managing Director Europe, Middle East and Africa. E abbiamo una nuova carica anche per Giacomo Gargani, altro nome al maschile, che dal 16 settembre ricopre il ruolo di Head of Strategy in sostituzione di Pietro Cazzola. Anche Gargani gode di una lunga esperienza decennale nel settore assicurativo, con focus particolare sulla Digital Transformation, Future of Mobility and Digital Strategy. E anche qui nomi al maschile. Società quotate, terminiamo con questo, un doppio cambio vertice egualitario in Iren dal 1 novembre del 2021, infatti il gruppo vedrà Anna Tanganelli come Chief Financial Officer e Massimo Levrino nel ruolo di Head of CEO Office. La dottoressa vanta un solido background internazionale, nonché un'ampia esperienza nel mondo della finanza aziendale. Infatti, dopo un iniziale percorso in UBS nell'area Investment Banking, Anna Tanganelli è entrata nell'ex gruppo FCA, oggi naturalmente Stellantis, dove ha assunto diverse posizioni rilevanti tanto in Italia che in America. Inoltre, sempre dal 1 novembre, Massimo Levrino assumerà il ruolo di Head of CEO Office, continuando a mantenere la posizione tra i dirigenti con responsabilità strategiche. Quindi potremmo definire questa una partita ad armi pari per il gruppo Iren, che dimostra il suo impegno verso il tema dell'inclusion. Quindi piccoli passi in qualche settore vengono fatti, in altri bisogna ancora fare molto. E questo è il report per ottobre, naturalmente al prossimo mese.